Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video haul. Ho fatto un po' di acquisti negli ultimi mesi e volevo mostrarvi tutto quello che ho comprato, però vi dico subito che non sono cose che io ho comprato tutte nello stesso giorno, ma le ho comprate nel corso di questi ultimi mesi. Quindi adesso le ho raggruppate un pochino tutte e pensavo di farvele vedere. Si tratta di abbigliamento, accessori e make-up, quindi le categorie sono queste tre. Partiamo subito con il primo articolo. Vi faccio vedere una sciarpa che ho comprato alla Combipel. È una sciarpa bianca e nera a quadri, come questa. È abbastanza larga, quindi può essere utilizzata sia come stola, cioè quindi messa magari in un certo modo, oppure proprio come sciarpa classica. E questa forse ve l'avevo già fatta vedere anche in un altro video. Comunque, questa mi piaceva tantissimo, è molto molto morbida e molto molto calda. Poi, rimanendo in tema di abbigliamento, ho comprato un paio di guanti di pelle, sempre alla Combipel, questi li ho comprati lo stesso giorno della sciarpa. Un paio di guanti di pelle fatti così, molto semplici, molto classici. Però volevo un paio di guanti di pelle perché secondo me tengono più caldo rispetto agli altri guanti. Almeno su di me, che ho sempre le mani ghiacciate, i guanti di pelle sono più efficaci. Poi ho comprato quattro maglie, non lo stesso giorno, queste le ho prese nel corso del tempo. Comunque vi faccio vedere la prima, che è questa, che è stretta in vita, poi leggermente più svasata sui fianchi, e la particolarità di questa maglia è che ha praticamente questo motivo qua sulle maniche, quindi lascia praticamente questo pezzo qua del braccio scoperto con queste righe laterali, quindi insomma viene fatta in questo modo, viene così praticamente. E mi sembra poi alla manica lunga, naturalmente. È molto calda e molto morbida anche questa, nonostante le spalle siano quasi semiscoperte. In realtà poi è una maglia molto calda e comunque in ogni caso io quando è proprio freddo la porto sopra a un maglione a collo alto nero, quindi insomma posso anche metterla sopra un'altra maglia. E mi piaceva molto appunto questa cosa delle braccia fatte in questo modo, per della manica fatta in questo modo, perché mi sembrava comunque originale. Poi vi faccio vedere un'altra maglia che ho preso, è molto luccicosa, molto natalizia sicuramente, perché l'ho presa comunque sotto Natale, però mi piaceva non tanto la parte davanti che è molto molto classica, mi piaceva come è fatta dietro, perché dietro nel collo ha praticamente questo laccetto qua e poi ha questa treccia nella parte centrale della schiena, quindi insomma mi piaceva molto come è fatta dietro, quindi anche questa l'ho trovata carina. Poi ho preso un'altra maglia più classica, bianca, nera e grigia a strisce orizzontali. Io non amo in generale tanto le strisce orizzontali, però questa maglia invece mi piaceva molto, quindi per questo ho fatto un'eccezione. Ora voi la vedete così sull'attaccapanni, poi indossata in realtà è più aderente di quello che sembra vista così, perché mi rendo conto che così sembra larghissima, invece in realtà è abbastanza aderente poi. Comunque insomma mi piaceva anche questa parte sopra perché ha il collo che rimane leggermente più largo e più ampio, quindi non è un collo stretto ma rimane un pochino più fatto così sulla parte davanti. E anche questa insomma mi piaceva e me la sono comprata. E poi ho preso una maglia a collo alto, anche questa abbastanza luccicosa, che è un nero grigio scuro, insomma un colore un po' particolare. È questa a collo alto, questa è molto molto aderente invece e mi piaceva perché può essere usata anche la sera, perché insomma essendo così brillantinosa, definiamola così, mi piaceva. E insomma, questa poi ha il bordo fatto così, non so se riuscite a vederlo, perché è tutta a costine, abbastanza aderente, poi in fondo ha il bordo più largo, fatta così. E anche questa uguale alle maniche, ovviamente. Anche questa mi piaceva tantissimo e ho pensato appunto di comprarla. Tutte queste maglie che avete visto le ho pagate tutte sotto i 10 euro, quindi insomma è stato proprio un affare molto economico. La sciarpa invece mi sembra, se non ricordo male, l'avevo pagata 20 euro, mi sembra, e i guanti l'ho pagati 15 euro. Poi ho pagato 24 euro questo paio di jeans neri.
Sono dei jeans neri normalissimi. E hanno la particolarità che in fondo sono un pochino più larghi, quindi diciamo che sono jeans a zampa di elefante, quindi in fondo sono un pochino più larghi. A me piacciono molto come modello, anche se so che un po' va di moda, un po' no, insomma, ma io non è che ho mai seguito troppo la moda in questo senso, ho sempre seguito quello che piaceva a me in generale, anche se ovviamente non è che vado fuori moda in senso assoluto, non è che mi posso mettere un vestito del 1800. Questo no, però se magari quell'anno va di moda la zampa di elefante, ma io quell'anno voglia di comprarmi jeans stretti in fondo, me li compro lo stesso, ecco, intendo in questo senso, quindi non sono così fissata con le mode. Comunque ho comprato questi che sono molto semplici, in realtà non hanno proprio nulla di particolare, sono dei jeans neri semplicissimi e hanno solo questa caratteristica di essere un pochino più larghi in fondo. Poi magari vedo se riesco a mettervi una foto, vediamo cosa riesco a fare. Poi mi sono comprata, passiamo al make-up adesso e alle unghie, in questo caso le unghie, mi sono comprata il solvente ad immersione, il levasmalto ad immersione della Sienne, che vendono alla Lidl. Io non l'avevo mai provato questo tipo di solvente e devo dire che è fantastico perché basta inserire l'unghia nella spugnetta, girare un pochino il dito e lo smalto viene via con una velocità e una semplicità disarmanti. Veramente, invece con il cotone tutte le volte dovevo comunque faticare per togliere lo smalto. Invece in questo modo anche quello glitterato che è un pochino più, diciamo, arduo da rimuovere. È veramente fantastico, questo io ve lo consiglio se non l'avete mai provato perché davvero cambia, velocizza molto l'operazione della rimozione dello smalto, è molto molto interessante come prodotto. Passiamo al make-up, mi sono presa una mini palette, in realtà è una sottomarca, quindi non è una marca famosa assolutamente, però mi piaceva tantissimo perché aveva questi colori glitterati con questi toni vibranti, luminosi, insomma, mi piaceva tantissimo. A me piace il trucco abbastanza appariscente. Quindi l'idea di una palette con degli ombretti così, diciamo, luminosi, con questi toni così accesi, mi piaceva. E come colori devo dire che ci sono un po' per tutti i gusti, perché parte dal marrone un po' più scuro, sempre tutto glitterato, e poi c'è un bronzo, c'è un dorato. Poi ci sono degli azzurri, un azzurro un pochino più tendente al verde, poi c'è un grigio argento, c'è un rosa, poi c'è un colore un po' più chiaro, un bianco perlato, diciamo così. Insomma, questa mi sta dando molta soddisfazione, la sto già usando, la uso parecchio, quasi ogni giorno e mi dà soddisfazione perché gli ombretti, pur essendo una sottomarca, hanno un'ottima tenuta. Se voi usate il primer e poi mettete questi, hanno comunque un'ottima tenuta. Poi ho comprato un prodotto della Kiko della linea natalizia. Ho preso il balsamo labbra olografico. Io questo lo volevo provare. Appena l'ho visto, ho detto questo me lo devo comprare. È così, è bianco, trasparente e ha queste perle praticamente che danno luminosità alle labbra. Io lo uso anche molto spesso semplicemente per ammorbidire le labbra, anche se non metto il rossetto, perché ha un profumo, un sapore di vaniglia misto a zucchero filato, non ve lo so spiegare, è veramente un buon sapore, mi piace tantissimo. E comunque quando lo metto sopra il rossetto dà un effetto, diciamo, non è così tanto visibile, però un effetto un pochino perlato comunque secondo me lo dà, almeno sulle mie labbra lo dà, quindi insomma sono abbastanza soddisfatta di questo prodotto. Poi passiamo agli orecchini, quindi accessori. Io ho una passione sfrenata per gli orecchini, penso che l'avrete capito perché se ci fate caso in ogni video ho un paio di orecchini diversi. Perché ne ho tantissimi, ne ho veramente tantissimi, mi piacciono moltissimo. Allora, ho preso prima questi, cioè sono i primi che ho comprato, che sono, aspettate che cerco di avvicinarveli meglio, sono argentati con gli strass e poi hanno la pietra rossa al centro. Spero che riusciate a vederli, cerco di farveli vedere il meglio possibile. Sono questi. Sono fatti così, sono abbastanza eleganti e soprattutto io li posso abbinare con un
un ciondolo a forma di cuore rosso che mi aveva regalato il mio compagno, quindi questi orecchini stanno benissimo con quel tipo di collana che lui mi aveva regalato. Poi ho preso invece altri due paia di orecchini un pochino più diciamo classici. Questi sono, vabbè, classici lo dico io, nel senso che per me sono classici questi. Comunque, sono lunghi e hanno praticamente sono un po' irregolari come forma, perché hanno questi quadrati messi in questo modo e vanno a formare appunto questo motivo qua. E mi piacevano anche questi moltissimo. Sono sicuramente me li avete già visti in un altro video. Sono molto lunghi perché comunque arriva adesso gli altri, magari non capite. Comunque arrivano praticamente qua alla base del collo, quindi sono molto lunghi. A me piacciono tantissimo gli orecchini lunghi, anche se d'inverno, siccome io porto la sciarpa, sono un po' più scomodi, quindi preferisco portarli magari in estate quando non metto la sciarpa. E poi gli ultimi che vi faccio vedere sono questi, che sono dorati, più semplici perché sono semplicemente così a cerchio, fatti in questo modo, però anche questi sono lunghi e hanno questi tre cerchi di queste tre misure differenti, vedete, fatti così, che anche questi arrivano alla base del collo e sono abbastanza grossi. Io sono abbastanza sicura di aver indossato tutti e tre questi orecchini in alcuni video che ho già messo sul canale. Quindi sicuramente ci sono dei video in cui io indosso questi orecchini, quindi sicuramente li avevate già visti indossati. Però insomma adesso ve li facevo vedere anche così perché fanno parte dei miei acquisti degli ultimi mesi. E questo era l'ultimo articolo che io ho comprato. Fatemi sapere nei commenti se avete comprato anche voi qualche cosa in questi mesi, che cosa, se avete fatto per caso un video haul particolare che magari io non ho ancora visto, perché a volte qualche video mi può sfuggire perché ce ne sono tantissimi, quindi a volte magari qualcuno mi sfugge. Fatemelo sapere che io lo vado a vedere volentieri. Mi fermo con questo video, vi mando un bacio, vi do appuntamento alla prossima, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi aspetto alla prossima, ciao a tutti!